Buongiorno a tutti, eccomi qua con un altro video. Oggi parlerò di Ragnarok, la serie di Netflix. Ci saranno due parti, una spoiler e una non spoiler. Quando ci sarà la parte spoiler vi avviserò così potrete interrompere il video nel caso non siate interessati a ricevere anticipazioni. La parte, diciamo, non spoiler, riguardante come sono state interpretate la serie. Innanzitutto è una serie di 6 puntate, quindi molto breve, che si può vedere tranquillamente anche in un giorno solo, soprattutto in questi tempi che uno deve stare a casa gioco forza. Questa serie parla un po' parla praticamente di leggende della Nord Scandinavia, di conseguenza tutte le leggende norrene. Quindi Thor, Asgard, tutte queste cose qua, anche se diciamo, in questa prima serie non vengono accennate, però si capisce abbastanza facilmente. Sono state interpretate, gli attori non è che mi siano piaciuti proprio al 100%, soprattutto il protagonista me l'aspettavo un pochettino più carismatico, anche nelle sue azioni, nelle sue emozioni, mi sarebbe piaciuto vedere un qualcosa di più. Invece l'ho trovato un pochettino piatto, non al 100% il Thor, il personaggio diciamo che deve interpretare. Anche gli altri personaggi non mi hanno soddisfatto al 100%, li ho visti comunque un pochettino piatti. È come se avessero ricevuto il copione e si fossero limitati a leggere le battute passo dopo passo senza pensare a come interpretarle. Mi spiego, se una persona deve mostrare un segno di tristezza, deve fare una battuta e poi deve mostrare che è triste, deve avere un'espressione quantomeno che ricorda la tristezza. Invece, durante tutta la serie hanno usato sempre le stesse espressioni, senza mai cambiarle. E questa, diciamo, è una cosa un po' che ha suonato nella serie, non si è apprezzata al 100% questa cosa qua. L'interpretazione dei personaggi, degli attori, non mi ha convinto così tanto, proprio per questo motivo qua. Il modo che sono state fatte delle riprese veramente molto ma molto belle, non so se l'hanno fatte effettivamente in ambienti naturali, ma se l'hanno fatto dimostra come quei posti naturalmente sono molto belli da vedere, c'è il contatto con la natura, proprio questa è una di quelle serie che il contatto con la natura te la fa percepire molto bene, si vede la montagna, i ruscelli, il cielo limpido, quindi fa vedere la parte bella della natura che sarà in contrasto con la parte industriale. Molto bello anche il confronto che viene fatto appunto. Fra il progresso, quindi i vari cellulari, iPad, le macchine che stanno arrivando anche in quel posto là, tutto questo che ricorda il progresso in contrasto con la natura. E quindi di conseguenza si mette in risalto questo punto, diciamo che all'ordine di ogni giorno, in pratica si nota, per esempio, come in molti paesi ci siano città così imponenti che sembrano quasi tanti blocchi montati l'uno sull'altro e poi basta fare qualche chilometro per vedere la natura nel suo splendore. Quindi ci sta questo forte contrasto anche nella serie. I temi trattati sono grosso modo gli stessi, cioè si parte da un presupposto per arrivare a un altro. Bisogna, diciamo, dare via là, quindi la prima serie è sempre una presentazione dei personaggi che devono apparire successivamente. Essendo stata un po' piatta, almeno questa è la mia opinione, non mi ha convinto proprio il massimo. Effettivamente non sono proprio così sicuro di vedere la seconda serie, però ci voglio dare una possibilità. Essendo una persona anche un po' curiosa, mi piacerebbe vedere come faranno una seconda serie e come la svilupperanno, per vedere anche lo sviluppo dei personaggi. Da questo momento in poi partirà la parte spoiler, quindi
Quindi chi non è interessato a vedersi la serie e non vuole anticipazioni, fermasse qua il video e non andasse avanti. Detto questo, la storia comincia con la famiglia Sayer, che è formata dalla madre, dalla Turid Sayer, che è la madre di Magne Sayer, e Loris Sayer. Scusate se non li pronuncio correttamente. Questi personaggi arrivano nella cittadina di Edda, che è una cittadina, diciamo, di pochi abitanti. I due ragazzi vanno a scuola e Magne viene messa a sedere vicino a una ragazza che adesso non ricordo il nome purtroppo, ma una ragazza che appare solo nella prima puntata. È una ragazza che è un'ambientalista convinta, quindi cerca effettivamente di convincere anche i suoi compagni di scuola a trattare la natura un pochino meglio. Viene derisa per questo suo atteggiamento e questo, diciamo, fa capire la differenza fra che ci sono fra alcune persone che vogliono rispettare la natura e l'ambiente e altre persone che invece sono un pochettino più menefreghiste, tendono a non fregarsene di quello che li circonda. Questo è un atteggiamento che si riscontra anche nella vita moderna, perché si vede molto spesso ragazzi che si comportano in modo maleducato, per esempio buttando una bottiglia d'acqua per terra quando a 10 metri ci sta un cestino e la si può buttare tranquillamente là. Quindi questo è un punto in cui penso che gli autori volessero fare riferimento, il contrasto fra tipologie di ragazzi, quelli che vogliono rispettare l'ambiente e quelli che non vogliono rispettare l'ambiente, che di solito sono la maggioranza, e deridono quelli che invece lo rispettano. Detto questo, i due ragazzi fanno amicizia. E la ragazza convince Magne ad andare a fare una gita sulla montagna, che è uno spettacolo bellissimo, che si vedono i ghiacciai, non proprio i ghiacciai, con quella neve che si sta cominciando a sciogliere. I due ragazzi si separano perché Magne è vittima di uno scherzo da parte del fratello e la ragazza invece trova una caverna, all'interno del quale trova questa caverna, diciamo, ristrutturata con le luci elettriche e quindi capisce che ci sta qualcosa che non va. In seguito la ragazza si butta dal parapendio e teoricamente e muore perché colpisce dei cavi di alta tensione, quindi teoricamente l'incidente viene archiviato come tale e non come un tentato omicidio. Cosa che invece non convince Magne, che conoscendo un pochettino la ragazza comincia a indagare su quello che può essere successo. Perché lui è convinto che la ragazza non possa aver fatto un errore del genere a calcolare male le distanze. Di conseguenza incomincia a indagare, a fare domande in giro. E si scopre che la famiglia Yutol è non solo, diciamo, padrona della città, ma anche di una grossa fabbrica che fa dell'inquinamento ambientale, anche se questo non è provato. In seguito, Magne lentamente scopre di avere delle doti particolari. Quando è arrivato in città, è stato toccato sulla fronte da una donna che sembra aver attivato in lui particolari poteri, come avere una maggiore velocità e avere una maggiore forza, in generale. Questi poteri man mano cercano di prendere, non prendere il sopravvento, cerca lui di svilupparli piano piano. Però facendo in questo modo attira l'attenzione della famiglia Sayer, scusate, della famiglia Yutul. Turid Vidal Yutul e Rans Yutul sono, diciamo, i capi. Una è la preside della scuola, un'altra, diciamo, invece il capo della ditta, della ditta omonima, e quindi di conseguenza si sentono i padroni della città. La coppia ha due figli, che si chiamano Loris and no, scusate, si chiamano Fior e Saxa. Mi chiedo scusa se non li pronuncio bene. Il ragazzo tende inizialmente a essere un po' come la sorella, cioè un pochettino che si atteggia, che è il capo indiscusso della scuola. Della scuola.
quindi è visto un po' come il padrone, ed è una persona che ha degli atteggiamenti da quello che è il più popolare della scuola, esattamente come la sorella. Quando loro chiedono, gli altri obbediscono in pratica, perché se vogliono fare amici, la persona non solo più importante della scuola, ma anche della città. Però in seguito Shiro comincia a nutrire dei dubbi su come la sua famiglia si sta comportando, perché loro nascondono un segreto: non sono effettivamente degli esseri umani, ma discendenti dei giganti che avevano combattuto contro gli dei, tra i quali poi si vede subito nella seconda puntata il padre di Fior, che è tipo una specie di lupo che ha queste tendenze. Infatti uccide una renna e si mangia il cuore. Fior tende a distanziarsi sempre di più dalla sua famiglia, perché si innamora di una ragazza di nome Gray, che è una sua compagna di scuola. La ragazza ha il padre che per un certo periodo aveva lavorato alla Youth Industries, ma che aveva dovuto lasciare per problemi di salute. Siccome questi problemi non sono risultati una conseguenza del lavoro, l'assicurazione non l'ha rimborsato, quindi si sono visti questa mancanza di copertura dell'assicurazione, che avrebbe potuto aiutare il padre a curarsi dalla malattia che ha. In seguito Magne continua con le sue indagini e involontariamente finisce sotto un camion che stava spalando della neve. Il ragazzo viene considerato da molti morti, se non che quando finisce in ospedale si rendono conto che non ha neanche una frattura. E la famiglia aiutò, le tira un sospiro di sollievo, perché pensa che quel ragazzo possa essere non solo pericoloso per le indagini che sta facendo, ma anche per i comportamenti che sta avendo. E cercano di screditarlo, prima accusando di aver danneggiato la macchina del padre di Fiore, e poi in seguito accusando di aver ucciso il loro cane. Da questo punto di vista in poi, anche la madre è convinta che nel figlio ci sia qualcosa che non va, e quando viene a sapere di queste cose, invece di prendere le sue difese, lo accusa di avere comportamenti strani. E dalla comunità cittadina e dalla comunità medica viene considerato come una persona che ha dei problemi, e di conseguenza non può stare a contatto con altre persone e deve prendere determinate medicine. Magne non è convinto ancora, lui sa la verità. Purtroppo questa verità però non viene accettata dal resto della popolazione, che rifiuta di credere alle sue parole. In seguito Magne trova il telefonino della figlia del dipendente dell'Aiuto alle Industrie, e viene a conoscenza che la ragazza aveva scoperto questa caverna, all'interno del quale c'erano dei fusti di rifiuti chimici. Il ragazzo va a controllare e effettivamente trova dietro a una porta una grande camera nella quale ci sono tanti rifiuti chimici, dai quali fuoriescono questi rifiuti che vengono a contatto con l'acqua, entrano nella terra e quindi inquinano i fiumi sottostanti, che si riversano poi nel fiume principale della città, che è la risorsa principale d'acqua della cittadina. Di conseguenza, quando le persone bevono, stanno bevendo questi rifiuti chimici, anche se loro non lo sanno. Magne, una volta trovate le prove, informa le autorità di quello che ha trovato, ma viene anticipato dalla famiglia Jutullo, che sposta tutti i fusti in una nave container che sta per partire. Quando il ragazzo lo scopre, riesce a far avere alla polizia una serie di fusti con il nome scritto Youth Industry, e il padre di Fiore viene contattato dalla polizia, che gli dice che ci saranno delle indagini. A proposito di questo, il padre di Fiore è molto arrabbiato, non solo perché ha quasi
perché il figlio ha quasi permesso alla propria fidanzata di scoprire chi sono, ma anche perché Magnus sta diventando pericoloso, continua a ostacolarli nei suoi piani. Di conseguenza, è arrivato il momento di un confronto. Il padre è sempre più arrabbiato e più deciso ad eliminarlo definitivamente prima che possa diventare troppo pericoloso, perché ormai hanno capito che lui dovrebbe essere la reincarnazione di Thor, il dio del tuono. Detto questo, sia lo scontro finale. Fury rifiuta di eseguire l'ordine del padre di uccidere la sua fidanzata e scappano insieme, mentre Magne prima affronta Fury e lo batte e poi deve affrontare il padre. Il padre di Fury è molto più forte di Magne, se non che proprio nello scontro finale un fulmine cade fra i due combattenti, facendoli svenire all'istante. La storia finisce qua con una voce fuori campo che dice: può sembrare la fine di tutto, ma invece è solo inizio. Quindi fa capire effettivamente ci sarà come minimo un'altra serie, o forse più di una serie se avrà successo. Ripeto, mi piacerebbe vedere come si svilupperanno, perché ormai molte cose sono uscite fuori, di conseguenza la seconda serie dovrebbe essere basata su vari aspetti, anche sulla consapevolezza di Magne e dei suoi poteri. Detto questo, bisogna dire anche che il fratello di Magne è una persona ambigua, che il più delle volte non è mai con il fratello, anzi tende a distanziarsi e a legarsi molto con la famiglia Yutul, per il semplice fatto che è affascinato dal potere che hanno e quindi si avvicina sempre di più a loro. Penso che dovrebbe essere la reincarnazione probabilmente di Loki o forse un altro personaggio, questo non è chiaro, ma penso che sia quella di Loki. Detto questo, sicuramente vorrò vedere la seconda serie per dargli una seconda possibilità di vedere se gli attori migliorano e come si svilupperanno la trama, perché questa è stata una trama dove ci sono state un po' troppe cose messe costipate in un arco temporale un po' troppo breve. Sarebbe piaciuto vederle sviluppate un po' meglio in un paio di episodi in più. Essendo una saga iniziale, probabilmente gli autori hanno voluto vedere come andasse, però hanno voluto mettere un po' troppe cose, mentre invece bastavano due o tre argomenti principali per svilupparli. Detto questo, finisco qua il video. Se vi piacciono i contenuti del canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per avere le notifiche. Se vi è piaciuto, mettete un like. E se volete, mettete un commento nel quale potete pormi domande o fare una discussione eventualmente per trattare gli argomenti del video. Vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!